Ciao a tutte ragazze, oggi volevo farvi vedere le ultime cosine che ho acquistato questa mattina. Allora, in questo periodo sto facendo moltissimi braccialetti con i charms e le perle, questi qua per intenderci, che sono fatti in questo modo con tutti i charms. Ci sono le foto anche sul blog di questi bracciali perché ne ho realizzati di diversi tipi. Questo è il mio, quello che ho realizzato con le perle rosa. Questo per esempio è un altro tipo che ho realizzato proprio recentemente, che invece è con i cipollotti rossi e mi piace anche questo moltissimo. Aspettate, eccolo qua, che ha questi cipollotti rossi. Questo devo mettere invece le foto. Questa mattina quindi ho trovato diverse perle, ovviamente erano nuove perché erano appena arrivate, che sono di vetro cerato, mi ha detto. E quindi le ho prese anche perché me l'hanno richiesti altri di questi bracciali e quindi le ho prese per realizzarli. Ve le volevo far vedere. Calcolate, sono queste qua. Aspettate che sto prendendo le ultime. Sì, sono queste qua fatte così. E ora ve le faccio vedere nel dettaglio. Questo è il primo filo che volevo farvi vedere, che è con queste bellissime perle sul viola. Queste perle mi piacciono molto perché innanzitutto sono di vetro cerato, quindi non si rovinano. Io ne avevo comprate alcuni all'inizio proprio, alcune che erano fatte di plastica, quindi quando ci passavi anche l'unghia in questo modo si rigavano e si vedeva sotto la plastica bianca. Queste invece sono lavorate in un altro modo e non c'è questo rischio, infatti anche lui me l'ha detto, sono di una qualità superiore. E sono queste qua, queste sono quelle viola. Poi le ho prese rosse, io spero che i colori si vedano, non abbasso tanto la luce perché sennò ho paura che si sfalzano, cioè che diventano troppo forti i colori, quindi aspettate. Forse così vedete meglio, non lo so. Queste sono quelle rosse. Poi queste sono quelle rosa. Forse così. Sono queste rosa. Aspettate che cerco di regolare bene la luce e ricomincio col vedo, fra poco. Ok, rieccomi qua. Finalmente ho capito che così pare che riusciate a vedere bene il colore delle perle. Quindi, queste sono quelle rosa. E sono fatti in questo modo, riflettono molto la luce, non so come dire, sono bellissime, sono veramente veramente belle, particolari. Poi queste sono quelle che vi avevo fatto vedere, le mettiamo di qua. Queste sono quelle fucsia, sono bellissime, almeno a mio parere, a mio gusto. Facciamo così, almeno in un modo o nell'altro vi vedete, e sono fatti in questo modo, che è già la seconda volta che lo dico, e sono fatti in questo modo, quindi ora spero di non dirlo più. Queste sono quelle bianche, ve le avvicino e ve le allontano. Diciamo che io non ho mai preso delle perle bianche perché non so perché, io sono sempre attirata dai colori, però mi rendo conto che in realtà il bianco e il nero sono colori che non prendo quasi mai, quindi oggi fra mentre le stavo scegliendo mi è venuta in mente questa cosa e le ho prese subito, solo bianche però perché purtroppo nere non c'erano e quindi le ho prese. Queste, poi queste sono state le prime in assoluto che ho prese perché mi ha colpito proprio il colore in una maniera allucinante, che sono questo verde acqua, credo si dica, ed è bellissimo come colore. Poi comunque è un bel filo di perle, guardate quanto è lungo. Che cavolo, come sta a finire pure la batteria, aspettate, va. Allora ragazzi, rieccoci qua, finalmente riesco a continuare questo video, mi ci mancano solo le meteorite, anche a Roma è successo di tutto, mi ci vogliono 3 video per farlo. Allora, eravamo rimaste le perle, queste sono le perle che ho comprato, sempre queste tutte lavorate, sul grigio e sul marrone, e poi della stessa serie ho comprato, anzi ho ricomprato perché già le avevo, queste qua sul lilla e sul fucsia. E poi queste me le ero scordate, queste sul viola, sul viola, sul blu, sempre cerate. Poi ho comprato dei cipollotti, questi blu scuro, sia grandi che piccolini,
perché ci devo realizzare degli angeli. Sto realizzando in quest'ultimo momento, in quest'ultimo periodo, questi angioletti che in realtà utilizzo come l'accetto per ci attacco per l'accetto per il cellulare e sono molto carini. Questo è stato il primissimo che ho realizzato e piace anche a tutti quanti quelli a cui li ho fatti vedere, a cui li ho regalati. Questo è sull'ambra. Questo invece è quello sul viola. Poi ne avevo fatto un altro, questo è quello sul celeste. E ok, finiti. Poi ho comprato poi questi fiori in pannolenze, sia viola che bianchi, sia per realizzarci gli elastici in pannolenze, come questo che ho realizzato, che è bellissimo, sia per farci, per realizzarci i portachiavi. Mi hanno infatti richiesto moltissimi di questi portachiavi, questo l'ho fatto al mio ragazzo, con i cuori, e quindi ho pensato, visto che i cuori li avevo comprati, di comprare anche i fiori per dare un'alternativa. E sono fatti in questo modo. Poi, quindi ho comprato i moschettoni, questi qua. Poi ho comprato questi qua, le coppette che utilizzo per i bracciali, vediamo se riuscite a vederle, così sì, che utilizzo nei bracciali sopra le perle, queste, eccole qua, e ne ho ricomprate due pacchetti perché le sto utilizzando tantissimo. Poi ho comprato i ciondoli a volontà proprio, ho comprato questi pacchetti con dei mix di ciondoli. Questo mi piaceva perché aveva diversi ciondoli che non avevo mai trovato. Questi sono nickel free e sono importati da Pietrasasso, che credo sia io questi li ho presi al mercato, però qui c'è scritto che sono importati da Pietra, ora non so se riuscite a vederlo, Pietra Sas. In teoria credo che Pietra sia il negozio, quello che sta a Vittorio Emanuele. Credo che siano sempre loro in realtà. Però vabbè, comunque io sono contenta perché ho trovato così tanti charms che mi servivano. Per esempio questo c'è la Torre Eiffel, che io veramente è la prima volta che la vedo, che è bellissimo. Poi hanno, che cosa c'è? Ah, c'è l'elefante, che io non avevo in realtà mai trovato. C'è questo elefante. Poi c'è, vabbè, ci sono delle ali. C'è tipo una conchiglia. C'è il sacchetto di soldi. Cioè, ci sono tante cose, tipo una coroncina. Tanti ciondolini. Questi li ho presi anche questi, anche se sono diciamo più lucidi, ma in realtà vanno bene ugualmente nel bracciale. E qua ci sono delle stelle, stelle marine, dei cuoricini qui, delle farfalline, dei pesciolini, ci sono diverse cose. Poi ho preso anche questi misti. Guardate che c'ho un capello. Ho preso anche questi misti. Qua ho il ferro di cavallo, ci sono delle foglioline, ci sono anche qua dei piccoli elefantini, ci sono tante cose. E poi di ciondolini ho preso queste caramelline carinissime e le forchettine che mi piacevano un sacco. Anche perché avevo trovato dentro le bustine queste miste l'altra volta il coltello e il cucchiaio, ma le forchettine non le avevo mai trovate. Infatti, in questo bracciale mio, se vedete, c'è il coltello e il cucchiaio, e la forchetta è quella che mi mancava e quindi l'ho presa. Poi ho preso questi anellini per attaccare proprio i ciondolini. E poi ho preso queste palline. Molto belle, sono quelle pavé. Ne ho prese due perché ci devo realizzare degli orecchini che mi hanno richiesto. E poi ho preso le calamite.
queste qua così piccoline, perché ci devo realizzare delle calamite con il panno Lenzio, che poi vi farò vedere. Ringrazio tanto il venditore, cioè quello là che sta al mercato, perché me le ha riperite. E niente, questi sono tutti i miei, diciamo, piccoli acquistini. Spero che presto vi farò vedere quello che ho realizzato. Alcune cose le metterò sul blog. E niente, ci vediamo alla prossima. E vi mando un bacione a tutte. Ciao!